Buongiorno, l'argomento che andiamo a trattare oggi è la risoluzione delle controversie in ambito internazionale. Sappiamo che col termine controversia si intende in generale un disaccordo tra più parti, due o più parti, e che normalmente si cerca di porre rimedio ad una controversia trovando una soluzione. Sappiamo anche che sino alla Seconda Guerra Mondiale, la soluzione spesso veniva trovata attraverso la cosiddetta diplomazia dei cannoni, perché la minaccia di una situazione, di un intervento, poteva essere utilizzata come, appunto, come modalità di pressione sui comportamenti di uno Stato nei confronti dell'altro. Le controversie possono avere origine tendenzialmente da due aspetti, da motivi giuridici o da comportamenti. I motivi giuridici riguardano l'applicazione di norme, di trattati, di convenzioni, oppure comportamenti sono più legate a comportamenti di natura politica, di atteggiamenti. La Carta delle Nazioni Unite dispone che, avendo superato il passaggio della avendo superato la logica della minaccia, sia più opportuno trovare delle soluzioni che siano soluzioni di origine di ordine pacifico. Infatti impone l'articolo 33 che le parti in lite debbano trovare una soluzione attraverso una negoziazione, il ricorso ad un tribunale internazionale stabile oppure un arbitrato. La negoziazione può essere vista in due modi, diciamo, diversi. Una negoziazione diretta, quando le parti da sole provano a trovare una soluzione, oppure una negoziazione indiretta. Ci si avvale quindi della presenza di altri soggetti e di altri territori. Ricordiamo che la negoziazione è costituita da un insieme di trattative che hanno appunto la finalità di trovare un accordo pacifico. La negoziazione è indiretta quando le parti si avvalgono di un mediatore. Il mediatore è un soggetto terzo che, estraneo ad un conflitto, su un terreno neutro, propone una soluzione equilibrata che tenga conto delle diverse esigenze delle parti in lite. Spesso la figura di mediatore viene assunta da capi di Stato particolarmente autorevoli oppure da esponenti di organizzazioni sovranazionali. La figura invece, il modello dell'inchiesta avviene quando siamo in presenza di una commissione che viene nominata dei soggetti in causa, la quale commissione cerca di accertare quelli che sono stati i fatti che hanno generato il contrasto ed il conflitto. Dall'inchiesta normalmente deriva un tentativo di conciliazione, e questo tentativo normalmente è condotto dalla commissione stessa che ha realizzato l'inchiesta. Ultima modalità di negoziazione indiretta è quella che porta il nome di buoni uffici. Con i buoni uffici, un soggetto che è totalmente estraneo al conflitto mette a disposizione un territorio neutro nel quale le parti possano trovare un accordo e una soluzione.
ricordiamo l'intervento dell'attuale pontefice nella sua qualità di capo di Stato della Città del Vaticano, quando nel 2014 si fornì all'autorità palestinese e ad Israele un luogo di incontro nel quale poter intervenire per i loro negoziati. Passiamo invece ad un'analisi di quelle che sono delle controversie che abbiano una natura più prettamente giuridica. In questo caso non saranno delle mediazioni, quindi, oppure delle negoziazioni, ma si andrà ad adire direttamente ad un tribunale internazionale stabile. Tribunali internazionali stabili agire sulle controversie tra Stati sono due. La Corte Internazionale di Giustizia, che è un organo giudiziario delle Nazioni Unite e da sede all'Aia, e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Iniziamo ad affrontare e a conoscere il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Internazionale di Giustizia ha due compiti. Un compito giudicante, che è quello del quale stiamo parlando, e un compito consultivo. Come organo giudicante, la Corte Internazionale di Giustizia nasce nel 1945, sappiamo che ha sede all'Aia, ed è composta da 15 giudici, eletti per 9 anni dall'Assemblea Generale dell'ONU e dal Consiglio di Sicurezza. La caratteristica della Corte Internazionale di Giustizia, e quindi dei suoi giudici, è che si tratta di giudici di alta levatura morale che siedono in quell'assise a livello personale e non rappresentano lo Stato di appartenenza. Attualmente abbiamo l'attuale presidente è l'egiziano Ronnie Abraham. Come agisce la Corte Internazionale di Giustizia? Intanto ha una competenza generale, ma è una competenza generale che può intervenire esclusivamente di fronte ad un'espressa volontà delle parti che ne riconoscono la giurisdizione. Le parti, lo ripetiamo, sono i cittadini. Ha un carattere arbitrale, quindi, è necessario che ci sia questa volontà. Questa volontà, questo principio di consensualità, può agire, diciamo, con tre diverse modalità. O un accordo diretto, a seguito di un accordo diretto tra gli stati, diciamo, in lite, e quindi in questo caso viene riconosciuta dagli stati in un preciso momento la volontà di demandare la soluzione della controversia alla Corte Internazionale. Oppure può essere data ad un accordo preventivo. Questo avviene quando gli stati aderiscano ad una convenzione, abbiano aderito ad una convenzione, nella quale si rimanda la risoluzione di controversie. Eventuali controversie vengono rimandate alla decisione della Corte. Quindi è un accordo che è a monte. Terza ipotesi, anche in questo caso, le parti, che nel terzo caso non abbiamo un accordo preventivo, ma le parti sottoscrivono una dichiarazione con la quale al di fuori di una convenzione con la quale loro rimettono alla decisione della Corte qualsiasi controversia possa sorgere tra di loro e che riguardi il diritto internazionale. L'Italia non ha sottoscritto questa dichiarazione e molti stati non l'hanno fatto. Quindi il ricorso alla Corte potrebbe avvenire o per un accordo diretto oppure un accordo che fosse già contenuto all'interno di una convenzione che eventualmente l'Italia avesse sottoscritto.
come agisce la Corte. La Corte analizza tutta la documentazione che viene fornita dalle parti in udienza pubblica, si avvale di esperti e testimoni, analizza i fatti, le norme di diritto internazionale che ricordiamo essere le consuetudini, i trattati e i principi generali del diritto. La sentenza che chiude il procedimento è una sentenza definitiva, inappellabile, talvolta può essere assunta secondo equità e risponde al giudizio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Significa che la parte soccombente dovrebbe esclusivamente, diciamo, corrispondere quello che all'interno del procedimento era stato richiesto dalla parte che a questo punto diventerebbe la parte vincitrice. Questo principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è un principio che è adottato anche nel diritto processuale italiano. L'inappellabilità della sentenza della Corte Internazionale di Giustizia comporta il fatto che le parti sono tenute a rispettarla. Qualora la parte soccombente non intendesse e non si attenesse a quanto disposto, la parte vincitrice potrebbe richiedere al Consiglio di Sicurezza dell'ONU di adottare tutte quelle misure necessarie per dare esecuzione alla sentenza stessa. Ricordiamo però che mentre la Corte Internazionale è un organo giudiziario, quindi composto da persone che sono slegate dagli stati dai quali provengono, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è un organo politico. Come tale, le scelte vengono prese anche in funzione di criteri di opportunità e convenienza. Avevamo detto all'inizio che la Corte Internazionale di Giustizia ha anche una competenza consultiva. Ciò significa che la Corte Internazionale di Giustizia può esprimere dei pareri su singole questioni che le vengano sottoposte dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite o dal Consiglio di Sicurezza. È evidente che, trattandosi in questo caso di una competenza consultiva, la Corte Internazionale esprime un parere e come tale un parere non è vincolante. È evidente che l'autorevolezza di chi esprime il parere abbia comunque un peso notevole nelle scelte che successivamente possano essere compiute a valle di quell'espressione di parere. Periodicamente la Corte Internazionale di Giustizia si esprime e ricordiamo un caso molto recente, quindi di pochi mesi fa, che è il caso Jadro, con il quale viene bloccata l'esecuzione della pena capitale nei confronti di un cittadino indiano in Pakistan, ma viene bloccata in quanto l'India riesce a dimostrare che era stato violato la convenzione sull'accesso consolare. Quindi su questo passaggio, quindi di violazione di un comportamento che doveva essere tenuto in funzione della convenzione sottoscritta, ha bloccato una esecuzione capitale che era stata prevista. La Corte Internazionale di Giustizia, è stato più volte detto, non ha compiti di risoluzione di controversie che
riguardino i privati. C'è una sorta di, chiamiamola eccezione a questa regola generale, è il cosiddetto ricorso della Corte internazionale mediante protezione diplomatica. Il cittadino che ritenga che siano stati lesi i suoi diritti, o sia stato illegittimamente danneggiato da un comportamento di un altro Stato, può sottoporre questa questione al suo Stato al suo Stato. E soltanto dopo aver esperito tutta una procedura interna, quindi dei ricorsi interni, può chiedere al proprio Stato di agire in protezione diplomatica nei confronti dello Stato che a suo dire lo ha danneggiato ingiustamente. È evidente anche in questo caso che non si tratta di un'azione di un singolo cittadino nei confronti di uno Stato, ma di uno Stato che a protezione degli interessi del suo cittadino ricorre alla Corte internazionale contro un altro Stato. I tempi sono molto lunghi perché devono essere esperiti tutti i ricorsi interni, evidentemente con dei costi altissimi e, non ultimo, con valutazioni di ordine politico che i singoli governi pongono in essere. Ciò significa che spesso i governi non decidono di non agire in protezione diplomatica nei confronti di un proprio cittadino perché andrebbero comunque a porre delle vertenze contro un altro Stato, magari con i quali hanno delle trattative, degli interessi di ordine economico. Attualmente possiamo dire che questo ricorso, pur essendo possibile, ad oggi soltanto 3 casi si sono verificati nella storia di richiesta di protezione diplomatica. Quindi è evidente, per le ragioni che abbiamo appena detto, è evidente come il ricorso in protezione diplomatica sia abbastanza influente da un punto di vista pratico. Le questioni che abbiamo affrontato riguardano in generale gli stati del mondo. Sappiamo che all'interno dell'Unione Europea abbiamo un tribunale stabile, che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncia esclusivamente in materia di diritto dell'Unione Europea, e sappiamo essere costituito da norme che gli Stati membri si sono impegnati a rispettare. La Corte di Giustizia, si può adire alla Corte di Giustizia gli Stati e le istituzioni della UE per con 3 tipologie di ricorso. Il ricorso per annullamento, con il quale venga richiesto da parte di uno Stato l'annullamento di una norma ritenuta illegittima perché emanata in violazione dei trattati. Una seconda modalità è l'azione nel confronto di uno Stato membro che non rispetti o non abbia rispettato le norme dell'Unione. In questo caso abbiamo il ricorso per inadempimento e lo Stato che venisse riconosciuto responsabile di un inadempimento potrebbe essere condannato a cessare il comportamento illegittimo ed a pagare una sanzione normalmente di carattere economico. Da ultimo, si può agire contro un'istituzione che non abbia adempiuto ad un proprio obbligo. Aggiungiamo infine che possono ricorrere alla Corte di Giustizia anche i giudici nazionali che si trovino in difficoltà nell'applicare una norma europea.
per dubbio e comprensione. In questo caso si tratterebbe di un parere consultivo e quindi un rinvio pregiudiziale. La Corte di Giustizia agisce a fianco alla Corte di Giustizia, quindi in supporto alla Corte di Giustizia. Nell'89 è stato istituito il Tribunale di Prima Istanza. Con il Tribunale di Prima Istanza i soggetti privati possono ricorrere al Tribunale di Prima Istanza per richiedere l'annullamento di un atto che venga ritenuto illegittimo e il risarcimento di un danno ingiusto causato da un atto delle istituzioni. Quindi il Tribunale di Prima Istanza nasce in supporto a quello che è il compito della Corte di Giustizia. Andiamo a concludere con l'ultima modalità di risoluzione delle controversie ed è l'arbitrato. L'arbitrato è una procedura con le quali le parti, quindi l'attore e il convenuto, convengono davanti ad un giudice terzo che è rappresentato da un arbitro o un collegio arbitrale. Al termine della procedura, sì, la decisione verrà assunta con un lodo. Intanto, dov'è la differenza con un ricorso a un organo giudiziario? Perché la competenza, in questo caso sia dell'arbitro o del collegio arbitrale, è demandata alle parti, quindi sono le parti stesse che designeranno l'arbitro e sono le parti stesse che stabiliranno in quali saranno le norme da applicare alla controversia. È evidente che questa procedura è decisamente più snella, più celere di quella giudiziale. Il lodo arbitrale è vincolante tra le parti e devono darvi esecuzione. Nelle controversie internazionali, e quindi in sostituzione del ricorso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, si può attivare l'arbitrato. Anche in questo caso si può, verosimilmente, similmente a quanto abbiamo già visto per il ricorso davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, l'arbitrato può avvenire per o accordo diretto, in questo caso tra gli stati. In questo caso le parti nominano di comune accordo un collegio arbitrale e si impegnano a rispettarne la decisione. Può avvenire in un accordo preventivo, quindi in funzione di una convenzione le parti stabiliscono all'interno delle convenzioni, quindi gli stati stabiliscono a priori quale sarà l'arbitro o il collegio competente a giudicare in caso di controversia, oppure in un trattato generale di arbitrato. Nel trattato generale di arbitrato gli stati firmatari indicano un insieme di materie per le quali si obbligano a risolvere per via arbitrale futuri contrasti. Siamo giunti al termine di questa lezione e chiudiamo con il ricorso all'autotutela. Il ricorso all'autotutela è l'estrema ratio. Quando sorge un conflitto tra stati che non pare risolvibile attraverso la negoziazione, attraverso il ricorso alla Corte Internazionale di Giustizia e neppure attraverso l'arbitrato, allo stato offeso non rimane che il ricorso in autotutela, all'autotutela.
L'autotutela può essere pacifica, ma in caso di aggressione può essere anche armata. Ricordiamo che all'inizio della lezione abbiamo detto che fino alla Seconda Guerra Mondiale la diplomazia dei cannoni ha avuto la meglio, la meglio come modalità di, diciamo, di minaccia o di risoluzione problematiche varie. Ora è espressamente vietato dall'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite, è espressamente vietato la risoluzione di controversie con l'uso o anche solo la minaccia della forza armata. L'eccezione però è nell'articolo 51. L'articolo 51 non si può negare ad uno Stato il diritto di respingere con la forza un attacco armato proveniente dall'esterno. In buona sostanza, si lascia come estrema ratio la possibilità di rispondere ad offese che non abbiano avuto, che non siano cessate, nonostante tutti i possibili tentativi. È evidente che prima di questi ci sono una serie di contromisure, ad esempio come l'interruzione di flussi commerciali e quant'altro. Un passaggio in fondo per chiudere sul quale ci sono dei pareri discordanti. Non pare che sia consentito usare la forza per proteggere la vita dei propri cittadini che si trovino in un paese ostile. Quindi rimane questo aspetto, il cittadino che si trovi in paesi ostili non è consentito, o perlomeno i pareri non sono univoci sulla possibilità di utilizzare la forza per proteggere i propri cittadini che siano presenti in un paese ostile. E con questo abbiamo completato quelle che sono le controversie internazionali. Abbiamo fatto una carrellata partendo, diciamo, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale per arrivare ai giorni nostri. Abbiamo visto come possono essere diverse le modalità, le origini, quindi origine di tipo comportamentale o origine di tipo, se vogliamo, giuridico. Abbiamo visto come siano importanti le figure dei mediatori, come le negoziazioni comunque siano la prima tappa per risolvere le problematiche. Abbiamo visto dell'esistenza di due grandi tribunali, la Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Abbiamo anche potuto constatare, soprattutto in ambito internazionale, quanto sia complesso arrivare alla soluzione o alla cessazione di comportamenti, proprio in funzione del fatto che per il principio stesso di sovranità dello Stato, nessuno Stato può dirsi al di sopra di un altro, e quindi anche in questioni le controversie, ciascuno Stato cerca comunque di proteggere quelli che sono i propri interessi e le proprie scelte.